Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e oggi siamo qui con un nuovo tutorial sulle Mini 4VD. Ma prima di iniziare, via con la sigla. Se già non l'avete fatto, per iniziare col video vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, condividere il video con tutti i vostri amici e soprattutto, qua sotto in descrizione trovate il link per il mio profilo Instagram. Se vi va di seguirmi, ogni giorno carico roba nuova, quindi così, giusto per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, oggi quello che andremo a fare è un tutorial molto molto semplice, ma anche abbastanza complicato, una via di mezzo. Cioè, dipende se sei bravo oppure no, ecco. E che ho notato che in Italia almeno non è ancora presente, ovvero non ho trovato un video chiaro che ti mostri come fare. Visto che alcuni me l'hanno richiesto, ho deciso di farlo così. Almeno è lì, è presente, magari può essere utile anche ad altri. E nello specifico, oggi andremo a vedere come si colorano le carrozzerie in plastica per Mini 4VD. Primo step essenziale è cambiarsi, ovvero non possiamo stare con i vestiti belli, perché i colori che andremo a utilizzare macchiano, e se macchiano non vengono via. Quindi onde evitare che vostra madre, moglie, chi sia, vi uccida, letteralmente, perché avete macchiato la camicia nuova, la maglietta nuova, il maglioncino nuovo. Ci cambiamo con dei vestiti assolutamente da casa e che se anche vengono macchiati non è la fine del mondo. Ok? Di conseguenza ci siamo cambiati e adesso siamo pronti per andare a colorare. Primi step, diciamo, preliminari prima di colorare la vera e propria macchina. Ovviamente la prima cosa da fare è scegliere che macchina colorare. Questa è quella che ho scelto io. Ovviamente è arancione. Se mi conoscete sapete che le cose per Axel o sono blu o non sono belle. Quindi ovviamente la faremo blu, o perlomeno la maggior parte blu, ma anche di altri colori. Ok, prima cosa da fare ovviamente è smontare, perché a noi ci serve solo e esclusivamente la carrozzeria. In questo caso abbiamo body, parte centrale, e alettone. Ok, prendiamo queste due parti e le laviamo prima di andarle a colorare con acqua calda e sapone neutro. Quindi o quello per le mani o quello per i piatti. Quello per i piatti ve lo sconsiglio perché è un po' troppo aggressivo. Quello per le mani va benissimo. In questo modo andiamo a togliere dalla carrozzeria tutti i residuati di polvere, unto, grasso che magari sono rimasti durante la lavorazione e lo stampaggio della macchina. E la carrozzeria, diciamo, è pulita, linda. Ok. Dopodiché, quello che ci servirà, almeno per come coloro io le macchine, che è un sistema un pochino diverso rispetto al solito, che ne parliamo dopo, è colori. Nel mio caso, visto che la macchina è arancione e mi vuole una base uniforme, utilizzeremo del bianco per rendere totalmente la macchina dello stesso colore. E sopra ci metterò il mio bellissimo blu metallizzato, che è il colore che adoro. E alcuni utilizzano il primer Tamiwa. Io per ora ho usato vari primer, non mi ci sono trovato bene, quindi non vi farò vedere come si usano. Vi spiego comunque. Alcuni, invece che utilizzare questi qua, che sono i colori per l'Hexan, quindi per quelle carrozzerie trasparenti, utilizzano i colori acrilici, come dovrebbe essere normalmente da usare. E ci mettono prima il primer, che è una sorta di prodotto che fa aderire meglio i colori. Dopodiché, sopra questo primer che fa una superficie uniforme, come il bianco in sostanza, ci vanno a colorare. È tipo un aggrappante, fate conto, ok? Io non lo uso perché l'ho usato due volte, ho fatto due test e tutte e due le volte è andata male. Quindi per ora, visto che questa carrozzeria qua ci tengo abbastanza, ho deciso di fare alla mia vecchia maniera, quindi la maniera un pochino ignorante. Altra cosa che ci serve prima di andare giù a colorare è una bacchetta, tipo quelle del sushi o comunque un bastoncino, perché quelle del cinese secondo me sono le migliori, perché hanno questo tondino qua in fondo, adesso non ve lo metterà mai fuoco ovviamente, ok, questo tondino qua, che guarda caso va perfettamente a incastrarsi dentro i fori della carrozzeria, e quindi voi tenete il bastoncino in mano, la bomboletta, colorate, e la carrozzeria rimane lontana da voi senza che voi la tocchiate, perché sennò poi lascia tutte le impronte e fa schifo, ok? O in alternativa, alcuni utilizzano i coccodrillini per bloccare parti della carrozzeria più piccoline, tipo io lo userò per l'alettone, però è un pochino più complicato, quindi bacchette del cinese secondo me sono le migliori. Costano niente, ne avete in casa poi sicuramente e sono comode. Ok, e infine, ultima cosa che ci serve è nastro per mascherature. In questo caso io ne ho due tipi, rispettivamente da 6 mm e da 10 mm. Io consiglio questi qua, della Tamiwa, perché sono gli unici con i quali mi sono trovato effettivamente bene sempre. Nel senso che
Il nastro da mascheratura è quello di carta che si usa in casa, ad esempio, per colorare i muri. Mi tende a portare via il colore. Tutti gli altri nastri o fanno filtrare il colore sotto, oppure quando li stacchi si trascinano via anche il colore. Quindi questo è l'unico che per ora non mi ha fatto questo tipo di scherzi, quindi mi ci trovo abbastanza bene. C'è di vari formati, scegliete voi quello che preferite. E ultimissimo prodotto che ci serve è questo qui. Non per forza di questa marca, basta che sia uno smalto acrilico trasparente. A cosa serve lo smalto acrilico trasparente? Serve perché finito tutto il nostro lavoro, visto che comunque sono carrozzerie che vengono sbattute per strada e corrono, prendono sassi, schifi vari e tutto il resto, ci spruzziamo sopra questo prodotto che fa una lievissima pellicola, molto sottile, insomma, cioè non si vede, però fa una copertura che nel momento in cui la macchina prende dello schifo sopra non va a intaccare il colore, quindi il colore, diciamo, è protetto da una magica custodia che trovate sopra. Ok? Detto questo, per fare questo video io mi sono trovato con un piccolissimo problema, ovvero che per andare a colorare io vado fuori in cortile, ma il mio cortile è visibile praticamente a tutti. Di conseguenza, preso da un attimo di paranoie, mi è venuto in mente che forse non è così intelligente mostrare l'esterno della mia casa, metti caso che ci sia qualcuno di molto intelligente come è già successo che mi venga a citofonare. Quindi faremo una cosa molto bella. Io adesso vado giù e vado a dare la prima mano di colore, quindi il bianco per rendere tutto bianco. Torno su e registro questa parte. Dopodiché vi mostrerò quando ho fatto le mascherature e quando avrò dato la seconda mano di colore. E infine vediamo il risultato finale quando tolgo via le mascherature e insomma com'è venuta. In questo modo non vi mostro l'esterno, ma vi mostro i vari step. Ok, ora, piccolo consiglio prima di andare giù a colorare. Quando colorate con le bombolette, prima di tutto le bombolette spray vanno agitate, quindi... Ok? E cosa super importante, quando spruzzate, mai diretto, quindi tappato ovviamente, adesso speriamo di non far partire il colore in faccia d'axe, mai diretto, cioè tenendo premuto in un punto, ma sempre partendo da fuori dalla carrozzeria, e strisciando in esterna, quindi parti da fuori e finisci fuori. In questo modo sulla zona della carrozzeria si forma uno strato lieve lieve di colore, non si formano bolle, bollicine, gocce strane che fanno abbastanza schifo da vedere, ma si forma una patina uniforme, ok? Detto questo, direi che i miei consigli sono finiti, quindi ci vediamo quando avrò dato la prima mano di colore. Ok, abbiamo dato la prima mano di colore. E essendo che comunque era tanto arancione, un po' si vede ancora qua, dove mi interessava principalmente, gli ho dato più passate e quindi è rimasto bianco. Qua è ancora un po' arancioncino, fa un effetto rosino che non è così orribile. Quello che adesso faremo è aspettare 12 ore per essere sicuri che il colore, si secchi per bene, quindi almeno fino a domani mattina, e dopodiché faremo le mascherature. Ok, è passato qualche giorno, ho fatto tutte le mascherature e ho dato il blu. Allora, questa è la prima parte, quindi l'alettone è venuto abbastanza bene, però comunque mi sembra un ottimo risultato, anche perché contate comunque è su una macchinina minuscola, quindi ci sta. Ora invece vi faccio vedere la carrozzeria principale, che è quella che non ho ancora tolto le mascherature, così vi do un'idea di come si fanno. Praticamente, come vedete, questo qua giallo che vedete è lo scotch. E abbiamo praticamente mascherato tutti i punti che non vogliamo che vengano intaccati dal nuovo colore. Io consiglio appunto il nastro Tamiya perché al momento è quello che mi dà maggior soddisfazione e non mi fa danno alla macchina. Adesso me la sono tirata sicuramente e per il resto poi dopo si va con l'altra bomboletta sopra e a colorare. Mi raccomando che entrambe le bombolette siano dello stesso tipo e ancora meglio della stessa marca. Adesso comunque andiamo a togliere la mascheratura anche dalla carrozzeria e vediamo un pochino com'è venuta. Ok, terminata, abbiamo tolto tutte le mascherature e di base non ho agganciato altri adesivi perché non mi interessava una parte, questo qua dei faretti che vabbè ci può stare. Per il resto l'ho lasciata molto diciamo al naturale e è venuta così. Mi piace, è venuta bene, comunque... Il rischio che si corre più spesso è che il colore si tolga, però fortunatamente non è successo e devo dire che tutto sommato è molto molto bella. Bene, direi che questo video si può concludere qua. Se ti è piaciuto ricordi di lasciare un bel like, commentate, condividete il video con tutti i vostri amici e qui sotto in descrizione trovate il link per il mio profilo Instagram. E se questo video vi è utile, magari scrivetemelo nei commenti,
taggatemi su Instagram se fate qualche creazione particolare, vi riposto assolutamente. E nulla, ho deciso di fare, come dicevo all'inizio, questo video perché noto che almeno nel pubblico italiano non c'è un canale che tratta come colorare le carrozzerie e io stesso quando ho iniziato anni fa ho dovuto guardarmi video indonesiani, quindi cioè, si capiva veramente il giusto con le traduzioni sotto di YouTube, fatto un po' a caso. Spero si capisca le varie step, le varie fasi e che sia abbastanza chiaro su come si fa. E in ogni caso fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti, anche se avete domande vi rispondo appena posso e noi ci vediamo ad un prossimo video.